Guidalo, boh! Vai a destra e tre gol! Vasquez ogni tanto ha bisogno di ricordare ai due pugili che devono ascoltare attentamente le sue disposizioni. Precisi, hanno fermato l'azione di Keylor. Molto belli questi due colpi messi a segno da Galvano. Il destro e il sinistro abbiamo visto di Galvano andare a segno con precisione. Sinistro di Galvano, sempre molto mobile Galvano, e sa benissimo che se si ferma può cadere vittima dei ganci di Keylor, soprattutto del destro. Sinistro, destro, e il sinistro, il colpo è andato a segno, il destro era impreciso da parte di Galvano. Ancora rientra bene Galvano, prima col sinistro, poi col destro. Si è slacciato il cerotto del guantone sinistro di Galvano. Riprende il match. Poi il sinistro di Keylor, la ripresa del match. E vedete, nonostante lo stop, i due pugili continuano a boxare. Buon sinistro ha messo a segno Galvano su Keylor, che attaccava in corpo a corpo alle corde. Galvano ha risposto bene con un gancio sinistro corto che ha colpito al mento l'avversario. Il sinistro e poi il destro di Galvano hanno centrato l'avversario. Va spesso a vuoto Keylor, che non riesce a inquadrare Galvano. È finito il round, se l'è aggiudicato Galvano. È stato più preciso Galvano, ha messo a segno colpi isolati ma precisi, che hanno penetrato la guardia di Keylor in più circostanze. Dobbiamo dire che, mentre De Pasquale ci ripropone un altro rallenti, che Galvano, dopo essersi concesso un po' di pausa nel corso della settima ripresa in particolare, ma anche della sesta, è venuto poi nuovamente un po' su di tono, soprattutto in questa nona che si è aggiudicato. E siamo ora alla decima ripresa. Da Capo d'Orlando, campionato europeo dei pesi supermedi. Galvano Italia, pantaloncini neri contro l'inglese Keylor. Molto pericolosi questi corpo a corpo, proprio per la
scorrettezza tra l'altro di Keylor nella posizione della testa. Sinistro destro di Keylor, sono andati a segno. Poi lega Galvano imbrigliando l'azione dell'avversario. Adesso i due pugili devono anche fare attenzione perché hanno entrambi due richiami ufficiali e se scattasse il terzo ci sarebbe automaticamente la squalifica, perché con tre richiami ufficiali il regolamento prevede automaticamente la squalifica. Mentre avete visto un buon montante destro messo a segno da Galvano in corpo a corpo. Ora col jab sinistro Galvano nel girare attorno all'avversario, poi rientra col destro, va parzialmente a segno Galvano, invitato a tenere la testa alta Galvano. Ha toccato col sinistro Galvano, non era un colpo molto limpido, comunque è andato in qualche modo a segno Galvano. Bravissimo Galvano, è rientrato anticipando Keylor, prendendolo sul tempo e mettendo a segno tre o quattro colpi che hanno fermato l'azione del pugile inglese. Il sinistro, poi il destro di Galvano, pescano d'incontro Keylor. Galvano è stanco ma mantiene sempre lucidità e si sta mettendo in evidenza con questi colpi d'incontro che fermano l'azione di Keylor. Impostazione monocorde del pugilato di Keylor, che viene sempre avanti allo stesso modo, non c'è varietà nei suoi schemi offensivi. Fermato ancora due volte col destro da Keylor, da Galvano Keylor. Il pubblico sottolinea con applausi questi due destri messi a segno da Galvano su Keylor in attacco. In città Galvano, il pubblico di Capo d'Orlando. Keylor viene sempre avanti alla caccia dell'italiano che gli sfugge. Finte sul tronco da parte di Galvano, poi riprende nuovamente a macinare passi sul ring Galvano. E vedete che l'arbitro deve proprio intervenire e portare via di peso Keylor per staccarlo da Galvano. È finita la ripresa, altra ripresa, così come la nona, che Galvano si aggiudica. È stato lui a piazzare i colpi più precisi, i colpi più significativi, li ha messi a segno il nostro Galvano. Qui vedete sorridente Galvano, che si è reso conto di aver compiuto una buona ripresa, mentre De Pasquali ci ripropone la fase saliente. Vedete il sinistro di Galvano a segno dritto, che è entrato con precisione nella guardia di Keylor. Poi Keylor nello scontro ravvicinato ha toccato con la testa il volto di Galvano. È un match
che il pubblico sta seguendo con molto interesse, un match molto vivace, un match che tiene sempre viva l'attenzione. Siamo ora alla 11ª ripresa e la penultima ripresa del campionato europeo dei supermega. Finisce sopra Galvano Keylor, stentava a rimettersi in piedi Galvano con Keylor addosso, si è nuovamente slacciato il cerotto del guantone sinistro di Galvano, riprende il match. Ancora Galvano, anticipa bene Keylor, poi il sinistro dritto di Keylor. Sono entrambi molto affaticati i due pugili. Sinistro dritto di Galvano, preciso. Keylor è anche un buon incassatore, viene sempre avanti. Sinistro ancora di Galvano. Galvano tocca, poi lega. È una tattica giusta. Non può accettare lo scambio continuato. Galvano, mentre avete visto Basket esortare ancora i due pugili a battersi con correttezza e a dargli ascolto, è invitato ora a tenere la testa in posizione regolare Keylor e Galvano a non legare. Il sinistro di Galvano d'incontro. Sanguina abbondantemente dal naso Galvano. Vedete proprio come Keylor va alla caccia di Galvano cercando di chiudergli la strada e di fermarlo col sinistro, sperando poi di poter far partire anche il destro, ma Galvano riesce quasi sempre a impedire l'attuazione di questo schema offensivo che poi è l'unico che mette in pratica il pugile inglese. Ancora un sinistro d'incontro di Galvano che poi si rifugia in clinch.